Years from the birth of Luigi Pirandello. This event has been organized in cooperation with the Pirandello Stable Festival, represented here by his director Mario Cazziano, the Centro Studi Pirandelliani, and has been strongly supported by our Italian Ministry of Foreign Affairs. I'm very glad to host this event here at the Italian Institute, because Pirandello, in addition to representing Sicily with its strong cultural heritage and ancient traditions, is also a true, authentic European intellectual. And his works are still now very, very modern, I think. Not surprisingly, his novels, plays, short stories are translated all over the world. And by the way, we are here his Norwegian translators, Tommy Watz. The event will be, the program of the event will be eventually explained, presented by Professor Gazziano. And will be part in English, part in Italian, part in Sicilian dialect. In fact, we have a large delegation coming from Italy, especially for this event. After our first leg of a small Scandinavian tour in Stockholm. So we have with us tonight, I already mentioned, Mario Gazziano, Professor Dario Costantino, expert in the Pirandello's work. Then we have three wonderful artists, Antonio Zarcone, Maria Grazia Castellana e Giugiu Grammaglia. Giugiu, what a beautiful Sicilian name. Giugiu. So I wish also to thank the Oslo Committee of Dante Alighieri Society, represented here by Sergio Scapin, its president, for their support of the event. And let me also welcome a group of students from the Department of Italian of the University of Oslo, guided by Professor Sergio Sabatini and Francesco Venturi. Thank you very much. Now, we have the honor to have with us tonight the Italian ambassador Giorgio Novello, who will take the floor now. Thank you. Buonasera, good evening, the honor is entirely on my side to have the opportunity to say to you just a few words of introduction. I'm not going to talk about Pirandello because I'm here to listen about Pirandello, but I wish to share a couple of feelings I have here. First of all, the gratitude to our friends from Italy, from Sicily, from Oslo, from everywhere we're here. Really, thanks a lot, the Italian councilmen and countrywomen. Then the chairman of the Dante Alighieri Committee, Sergio Scapin, many thanks for being here, for what your society does, society of which I'm the honorary president, both here and in Stavanger, and the president of the committee, so the Committee of Italians Abroad, Professoressa Elisabetta Cassina, also for being here, and for what her institution does. Now, Pirandello, Luigi Pirandello. I remember reading avidly Pirandello's novels and tales when I was in secondary school in Italy, and now thinking a little bit loud here tonight,
I would simply mention that we could tackle Luigi Pirandello from three angles. First angle is the man, who was Luigi Pirandello. A novel by him bears the title Uno, Nessuno, Centomila, One, Nobody, 100,000. And in a way, Luigi Pirandello, our Luigi, was one person, nobody, and 100 persons, 100,000 persons. Just to be very, very clear, he started his life being very rich in wealthy. Then his family went bankrupt and he became completely dispossessed and poor. Again, his family was wealthy because of their business roots. So he started in a way as a business heir and he became a writer. He entered a pre-arranged marriage, but he was very happy with his wife. That was a really beautiful love story. Pre-arranged marriages sometimes work very well, and that was an example. But tragically, his wife went insane, was interned in a lunatic asylum, so that was, again, a tragedy. Pirandello loved Sicily. We all love Sicily and Pirandello even more so, but he spent his life in Germany, in Rome, traveling around, so again, this opposition. He was deeply religious, very deeply religious, to the verge of mysticism. But he was not a formal Catholic, you know, he had a sort of informal, uninstitutionalized, unorthodox relationship to the church. Point number two, Luigi Pirandello and Norway. I like a lot, symmetries, reflections of Italy, Norway, Norway in Italy, so let's play interactively together just a little bit. And let's try to couple Luigi Pirandello with great Norwegians. I'm thinking of, for instance, Sturla Eyrbø, you know, the great Norwegian navigator who crossed the three oceans with Kon-Tiki, with Ra, and so on. Sturla Eyrbø died in Liguria, in northern Italy, precisely there where the Pirandello family originally came from. His grandfather was a wealthy businessman of Genoa, moved to Sicily, attracted by Sicily, so there is a connection to here that arrived in Liguria, and the Pirandello family left from there, again a connection to seas, navigation, that means oceans. Second, Pirandello and the mines. The Pirandello family was very rich because they owned a lot of mines in Sicily, which was a mineral center in Europe. And I'm thinking of Johan Falkberge, who's a good Norwegian writer, based in Røros, and he described a lot of things in his novels about the life, very difficult life of miners. Again, Pirandello Falkberge. Then I'm thinking of the great Henrik Ibsen. He was also a playwright, exactly like Pirandello, and also had a sort of a political inclination who is not very evident in his works, but which is there, exactly like our Luigi did. Then the passion and interest for local dialects. You know that Pirandello wrote in Italian, but also in Sicilian, and he completed his university studies in Bonn, in Germany, with a thesis on Laute und Lautentwicklung der Mundart von Girgenti, that means the sounds and the sound development of the dialect of Girgenti, the passion for local languages, same as Ivar Aasson, the great Norwegian linguist who established Nynorsk, which the Norwegian students are so eager to study at school and then, he had a competitor, Luigi had a female, a lady writer competitor, the name is Grazia Deledda, who also became the Nobel Peace Prize. Friendly competition, sometimes not so friendly. Sort of, Grazia Deledda is a sort of an Italian version of Sigrid Undset. So again, we can have a comparison there. And then point number three, angle number three, and then I will stop and put myself in a listening mood to what our friends are going to tell us is Sicily. Sicily is a fascinating topic. Everybody likes Sicily, speaks about Sicily. Sometimes, yes, we have to say there are stereotypes, prejudices. The last time it happened in Norway was on Monday, when unfortunately on a website of an important Norwegian institution, you could read the words Canoni Siciliani eller Mafia Cacker, that means Canoni Siciliani o Dolci della Mafia. Okay guys, it's a very bad joke, we don't like it, we had it cancelled, no hard feelings on that. On Mafia, we had to speak, yes, no problem, the more we speak the better it is on Mafia, on how horrible that is, and on what the Sicilians and the Italians are doing to fight this plague.
which is a fight, an ongoing fight, which has borne a lot of fruits. So tonight you can talk about all the other things in Sicily, which are absolutely wonderful. I would like to stress that in Norway, because after 4 years spent in this country, and just, you know, in the last months of my stay here, I came to the obvious conclusion that the part of Italy which is closest to Norway and Scandinavia is actually southern Italy, and especially Sicily, because of the Normans who traveled there. So today Sicilians have Norwegian blood in their veins, and it shows. You travel to Palermo, you see the Palazzo dei Normanni, the Normanni Palace, Norman Palace, which is the seat of regional Sicilian government. That's why the Italian Embassy and the Italian Culture Institute devoted the whole 2017, this year, to the promotion of Southern Italy with a number of events. And of course, Sicily is a main player in that. We had a presentation of Sicily in Grimstad, another in Kristiansand, and again in southern Norway. There will be a small Italian festival with the participation of a journalist who is enabled with Sicily, and wrote a beautiful book about that. And finally, a special word of thanks to Mr. Batz, who is the man who is the bridge between Pirandello and the Norwegian literature, between Italy and Norway, having translated Pirandello into the beautiful book world. So thank you to you, because you made Pirandello available to the Norwegians, which I learned to appreciate so much. Sorry for having been a little bit too long-winded, but sometimes I get emotional and enthusiastical, and I go on talking about things which are very, very dear to my heart. Whenever I had opportunity of expressing my feelings about my country, Italy, Norway, Sicily, and the great literature, I get carried away. So, thank you for everything. Professor Mario Gazziano. Sì, grazie. Grazie, grazie. Io intanto invito il mio partner culturale, il professore Dario Costantino, che mi dà, prego, anche un aiuto in lingua inglese, però voglio introdurre la serata in lingua italiana. Il logo del Pirandello Step of Festival, che esiste un piccolo festival che dirigo io davanti alla casa natale di Luigi Pirandello, il logo è un applauso di reciproco saluto. Good evening to everybody, and thanks to Ambassador Dr. Novelli and Mr. Faccio. It's important to be here in Sicily when it's a meeting to exchange to everybody for a very good start. Okay. To you, thanks, and thanks to Pirandello. Okay, thank you very much. E diamo inizio a questo percorso, tutto su Pirandello, sull'itinerario culturale e umano di Pirandello, vedendo un video in lingua inglese su Pirandello e i contatti con la cultura scandinava, a cui faceva riferimento l'ambasciatore dottore Novello. I vari contatti, vedremo, non anticipo niente, per vedere, intanto volevo ringraziare il direttore, l'ambasciatore, il nostro traduttore in lingua italiana, in particolare i professori di linguistica italiana all'università e gli studenti che sono presenti, a cui va un applauso sicuramente. Pirandello e la cultura scandinava. The interesting video, the point of contact between the Pirandello literature and the Scandinavian culture. It's okay? Very interesting. Grazie. Grazie. Thank you.
involvement by Mario Graziano. The literary philosophy of the writer and Agrigentino dramatist Luigi Pirandello moves by citing, developing and authoring terms proper to Nordic literature by Henrik Ibsen and August Strindberg, and again Ingmar Bergman. The existential problems of families from the bourgeois structure in disruption, with strong psychological implication and projected in the works of Pirandello, crossing and crossing the borders of restless and starving Norwegian dramatist Henrik Ibsen, of the Pillars of Society of 1877, of the Dollhouse of 1879, of the Spectrums of 1889, of Edda Gabler 1896, or of the Solness Builder of 1893. All inspired works from the cultural atmosphere of Italy, where Ibsen with the family was for a long time transferred, and the period coincides with the phase training of the young Luigi Pirandello, who encounters the existential assumption of disintegrating families with great conflicts, passionate social, which will become in the writer conflict passionate psychological. So, in Dress Up the Nieces of 1922, in This Is If It Seems of 1917, and in the Psychoanalytic Do Not Know How of the next 1934. But even in Swedish Ingmar Bergman, they find the traces more philosophically sophisticated than the Pirandelliana world contradiction between art and life, and the lively boundary between fiction and reality, as well as Bergman's Fanny and Alexander movie that also recovers the Pirandellian intuition of the masked person to which the protagonists Emil and Vegers refer to. And also Conduct Elements, in the words In the Megafilm Person by Bergman. And in 1953, Bergman proposed its original theatrical adaptation, The Six Characters in Search of Hope by Pirandello, developing the theme of ingenious fixation of form that the six characters contest, demanding each one for themselves one autonomous life. But the same psychological digging, if not psychoanalytic, the Bergmanian characters catch and discover with the same Pirandellian intuitions. And in the most intense plays of the Swedish August Strindberg, From the Father 1887 to Miss Julie 1888, The Dream and the Marvelous Thunderstorm, saw the circularity of ideas in their logical and illogical progression from Ibsen to Strindberg, Pirandello and Bergman, defines the new dramaturgy of the 20th century, to which align themselves in progress with different theoretical, political and psychoanalytical themes, Brecht, Ionesco and Beckett, fundamental of the new great European culture. Bene, applauso. Grazie, un breve documento ma molto significativo del rapporto di contatto soprattutto tra Pirandello e la cultura scandinava. A short document but it's very important for about the contact, about the relationship between Pirandello and Scandinavian culture. Pirandello ha due linee di condotta culturale, filosofica, drammaturgica. Due linee, una appartiene alla linea della verità, che è sempre relativa, non è mai unica, è assoluta. Voglio ricordare che nel 1928, quando Pirandello incontra Einstein in Germania, Einstein, coloro che incontra in America, Einstein gli dice: noi siamo cugini, perché lei parla della
relatività esistenziale. Io parlo del relativismo fisico, dunque siamo parenti. It's very important, but it's difficult to translate because do you remember the famous film Lost in Translation? It's very difficult, but I tried. It's a very important remember that Einstein and Pirandello have many points of contact because Einstein is a man of science, the theory of the relativity, and relativity is the same in literature because Pirandello and Einstein analyze the world, the being. Under many aspects, and it's very important. So Pirandello has two important items: the true and the appearance, the fight, the meeting of the true being and the appearance. Grazie per essere qui con me. E dunque allora entriamo nel mondo della verità di Pirandello, un mondo complicato, molto complesso. Voglio solo ricordare che la critica inglese, il nostro direttore è stato direttore anche a Londra, mi diceva di fare, la critica inglese nel passaggio tra il 1900 e il 2000, tra i due secoli, la critica inglese indicò Pirandello come l'unico grande interprete delle nevrosi, delle psicosi e delle incomunicabilità esistenziali tra tutti gli scrittori europei. For the English critic and culture, Pirandello is a perfect analyst about the mental problem and the problem about the communication of the people. It's the same situation all over the world now, because we must improve our communication, but the men, but I don't know, the communication has many problems. Okay. Una piccola curiosità, vorrei sapere se gli studenti che fanno linguistica italiana riescono a seguire quello che diciamo in italiano. Sentite, capite o avete bisogno proprio della traduzione? We understand by Italian language, ok? Sono principiante, sono principiante. Sorry, this is the first level of Italian language. Beginners, ok, it's no matter. Manalis, ok, it's no interiorization. Allora, vi diamo una precisa indicazione dell'interpretazione della verità in Luigi Pirandello. Abbiamo proprio raccolto dalla novella La Verità di Pirandello, diciamo tra parentesi che tutte le opere teatrali di Pirandello nascono da un'origine narrativa, come sa il nostro interprete ufficiale della letteratura italiana in Norvegia. Dalla Verità abbiamo ricavato un monologo di un personaggio straordinario che ha una sua verità. Un personaggio che si chiama Tarà. Poi approfondirò meglio. Intanto traduciamo questo frammento. By the novel The True, named The True, it's a very particular interpretation of The True. And the protagonist is Tarà. The true name is Saro Argento. And who has a particular vision about The True. Okay? Tarara è un soprannome popolare, si dice una ingiuria nei termini siciliani, angiuria. Tarara, che si chiama invece Saro Argento, nessuno lo chiama Saro Argento, tutti Tarara, un buono contadino che va in campagna la mattina e torna la sera, sa che la moglie lo tradisce con una rappresentante dell'alta borghesia del paese, il cavaliere Fiorica. Lui lo sa, che la moglie sa che lui sa. Tant'è che quando ritorna dalla campagna un po' prima, manda avanti un ragazzo per avvisare se c'è la tresca in corso, avvisare sta arrivando Tarara. Andiamo avanti, prego. It's very difficult. The protagonist is betrayed by his wife, but it's a very particular concept in Pirandello culture because she knows that he knows. It's a particular comprehension. So the poor Tarara, because he's an agricultural man, knows that his wife loves another man.
The Fiorita is a very rich man. Yeah. Sì. Bene, tarara, dice, mi sta bene tutto, fin quando non gli vanno a dire, tarara, tua moglie ti tradisce, ti fa becco, ti fa cornuto. Ah, signor giudice, io ho dovuto uccidere mia moglie con l'accetta, ma non perché non l'amavo, io amavo mia moglie, ma per l'occhio della gente. Questa è la mia verità. L'ho ammazzata amandola, io accettavo tutto, ma per occhio della gente, per la mia dignità, ho questa mia verità. L'ha ammazzato, vado in galera e me la passo anche meglio. Prego. The Zillian form becco, do you know, is particular. It means betrayed. And so, to the judge, said the poor man, I killed my wife, but I love my wife, but I killed not for she betrays me, but for the eyes of the people, for the consideration of the people. It's very particular, the true being and the appearance is a point of contact in present. Bene, vi facciamo ascoltare questo bellissimo monologo dalla verità con il personaggio Tarara, da uno degli attori più importanti della nostra, diciamo, del nostro Pirandello Festival, attore della RAI, presente nei filmati e negli sceneggiati di Montalbano ripetutamente, tantissimo a RAI, un attore di grande personalità, sanguigno e forte, proprio come era Tarara. Il nostro, anche tu, andando. The very famous speech of Tarara, but we have now, and it's a big honor to present a very famous actor and my friend Sara Argento, but Gerlando Gramaglia, Giorgio Gramaglia is the protagonist, and it's a monologue of the novel The Truth, La Verità, in Italian language. Allora, Giorgio Gramaglia, La Verità, Tarara, accompagnato nella parte conclusiva dal nostro maestro Foppio Singer, Antonio Zarcone, che poi canterà appunto un canto pirandelliano, appunto Tarara. Giulio Gramaglia e Antonio Zarcone. Antonio, prego. Il famous singer, maestro Antonio Zarcone. Prego. Mi capisce? Io sapevo, ne sapevo.
facendo in modo delegato e delegato. Ora, se io avessi davanti a casa, signora Fiorita, io ci dicessi due cose. In breve, se ci dicesse, signora, se suo marito va bene, se fosse visto come una non aveva padre, non aveva marito, non aveva frate, lei poteva fare tutto un portello che voleva. Ma come si è permesso a fare tutto questo casino sotto casa mia? Sapendo che c'era in mezzo io che me ne ero stato senza voler vedere, senza voler sentire. E poi c'è solo il tuo coro. Signora, che ne è stato per lei tutto questo bugiardo sotto casa mia? Niente. Perché poi lei l'indomani è tornata a casa, ha fatto pace con suo marito. Ed io, signor giudice, ci sono onorato pubblico davanti a tutto il paese. Io ho dovuto. Ho dovuto per perché la gente, signor giudice. Ho dovuto tornare a casa, mi dare certo ammazzare la mia moglie, per occhio della gente. Ora, questa signora Fiorina ha suonato le mie a parlare ma con ciò che parlare di silenzio, muta muta, contare ogni cosa. Io ci ho assoluto, signora, che vuole fare? La stessa mente, si sape, l'uomo è cacciatore. Io cavaliere con lei è abituato a mangiare pane fisco, pane francese, pane profumato tutti i giorni. E non se la pigliasse se ogni tanto giù mestierasse se vuole mangiare un pezzo di pane duro, un pezzo di pane di campagna. E così c'è stato. E forse tutto quello che è successo non è successo. Invece ora, non solo se sono andato pubblico, minchia, ma pure la galera mi tocca fare. Però sapi io non me lo dico. Perché in caccia la mia mi trattano bene. A mia in caccia mi chiamano signor Argento. E a mia signor Argento non mi ci hanno mai chiamato nessuno. Tutti tararani. Ma sapete poi, ogni mattina 7:30 sveglia, colazione, latte, caffè, tarallo della camuta, a mezzogiorno pranzo, pasta con pomodoro fisco, maneggiare fritta e ricotta salata, e poi una friggia di carne, che manca a Natale. E la sera poi un pezzo di pomazzo, un poco di verdura cotta. Tutta questa bella vita, signor giudice, per cent'anni. Ma sapete, io non me la piglio, e se quello ci mancano pure. Mezzo paese, un sacco di fiamme.
Bavarici, fino a campagna, una dittatura, a ammazzare gli occhi. Sono 30 anni di dura galera, chissà un'anna, l'unione di Cirona, senza una smorfia, una dittatura, si chiama mire. Il signor Ponza, 1913,
è un impiegato di prefettura. Vive in un paese che viene distrutto da un terremoto che distrugge tutto, case, documenti, tutto. È costretto a trasferirsi in altra cittadina. The sponsor is a very simple man, as in the town an earthquake, and go in another town. Il signor Ponza, dunque, va in questa nuova cittadina. Personalizza il dovere, puntualissimo, rigoroso, sempre pronto al lavoro e al sacrificio. Tutti lo apprezzano, ma c'è un problema di cui la società comincia a mormorare. Il signor Ponza ha portato con sé la moglie, che la colloca in un palazzone grigio, scuro, di 5 piani, al buio, e la chiude a chiave. Porta con sé pure la suocera, la presunta suocera, che colloca in un sottoscala di una casetta. Okay. Mr. Ponza is a very good man, but it's a problem, and the society is very curious. Well, Mr. Ponza has a wife. But this wife is located in another house with the key. Well, and Mrs. Ponza has the mother of her wife in another house. A very curiosity. What's the relationship between them? Sembra tutto a posto, però la gente comincia a mormorare, la borghesia soprattutto, il prefetto, il viceprefetto, il consigliere di prefettura. Ma com'è possibile che questa signora vecchietta messa in un angolo non va a trovare mai la figlia? E se ci va per porta la spesa in un banierino, ma non la vede perché è al buio? Ma com'è possibile? Allora, incontrando questa, lo faccio a breve, questa signora vecchia in un negozietto, la guardano, la signora dice: lo so perché mi guardate, perché io non vedo mai mia figlia, ma sapete, c'è una ragione, e noi viviamo un dramma, perché il signor Ponza, mio genero, crede che mia figlia sia morta e ritiene che quell'altra è un'altra, la seconda moglie, ma non è vero, quella era mia figliola che è stata male, e lui, per senso di possesso, ha deciso che la prima è morta e quest'altra, Giulia e non Lina, mia figlia, è un'altra persona. Un dramma che viviamo in silenzio. Stiamo bene, è bravo, ci vogliamo bene. Well, it's very difficult. In a new town there are many rumors, and it's very a big problem because the wife and the mother of wife, but they have no contact, and the people are very curious. So the mother of the wife explains that believes Mr. Ponza that his wife is dying, but is another woman, which is her daughter, and so it's a particular, because it's a duplicity in the personality. Is the wife or is the second daughter? La Ponza, il signor Ponza, dovendo confrontarsi, dice: perdonate, questa povera donna è pazza, perché in realtà sua figlia Lina è morta, io mi sono risposato e non posso consentire che due strani, cioè la vecchietta e la mia seconda moglie Giulia, mentre la prima è la Lina, si possano incontrare. Il prefetto dice: no, dobbiamo risolvere questo problema. Lei porti qui sua moglie. Io non porto nessuno. Porti sua moglie o la licenziamo. Ad un patto, dice Ponza, che non sia presente la signora Flo, cioè la vecchietta. Well, it's particular because Mr. Ponza say I have a second wife, but Mr. Flo say it's my wife. So it's necessary a judgment for the town. Ponza porta la moglie con una veletta nel volto scura, quindi non si riconosce, in prefettura per risolvere questo problema.
Quando arrivano in prefettura, improvvisamente arriva la signora Frola, la vecchietta, comincia a gridare, abbraccia Lina, 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 contemporaneamente signor Poddo l'abbraccia, Giulia, Giulia, tutti fermi, e il prefetto, signora, alla signora Ponza con la veletta, lei deve risolvere questo problema, deve dirsi che, guardi, noi stiamo subendo una tragedia che nessuna pietà umana può mai sopportare e risolvere. It's a difficult drama. Well, I am a teacher of Latin Greek, and it's very difficult to explain to my student this problem. So, in the polis at the quarter, there are many characters. So, a big embrace between the wife and the mother of a wife, and a big embrace between husband and wife, Mr. Conte. But what is the doubt? I don't know. Is Lina or Giulia? And the judge asked him. E la signora Ponza lentamente dice: io sono sì Lina. Ah, allora il pazzo è lui, pensa la gente, ma al tempo stesso sono Giulia, la seconda moglie del signor Ponza. Non è possibile per il prefetto. Sì, perché io per me non sono nessuno, sono quella che mi si crede, Pirandello. Ecco risolta la verità. Quindi l'identità assolutamente annullata di questa povera donna. L'identità is totally denied because she said I am the daughter of my mother, but in the same time I'm a second wife of Mr. Ponza. It's a particular the drama of Pirandello. Identity, perhaps, I don't know. She said to the judge, I am nobody. I am many face under or by the consideration of the people. Grazie. Bello di Pirandello più intense. Un altro dramma intensissimo riguarda una povera ragazza, protagonista del dramma Vesti degli Ignudi, Ersilia Drei, una povera ragazza che è la governante che bada ad una bambina figlia del console, siamo quindi in tema di ambasciata e consolato. Per una distrazione generale, diventa l'amante del console, eccetera, per una distrazione la bambina muore, cade in un precipizio e muore. Di questa giovane donna ne fanno una vittima, tutta a parlare contro, a scrivere ai giornalisti, insomma, le annullano la identità. Per cui questa giovane donna dirà, ho cercato di difendermi, di difendere la mia identità, ho cercato di dare una vestina decente, ma per morire, ma nemmeno questo il fango ha potuto consentire, tanto fango addosso a me, non sono riuscito a darmi una vestina decente. Marvelous drama, neither it's difficult to translate, to clothe the people that haven't clothed. The protagonist is Ersilia Drei. Ersilia Drei is a wonderful woman, but she has many problems. Her daughter has died, and so the people hate her, and so these characters want to try to research her identity, but it's too difficult. She hasn't the identity to die, the possibility to die. Il monologo di Ersilia Drei conclusivo lo interpreta la giovane protagonista del Pirandello Festival, Maria Grazia Castellana, che reciterà questo monologo. Accogliamo con l'applauso. Ormai non c'è più rimedio. Sì,
lasciatemi tranquillo. Io ti... Mentì, per morire, basta, non per me. Mi disprezzo così tanto. Senza più nulla, come addosso un altro pugno di fango per finire di insulciare. Che schifo, che nausea. Non ho potuto averne una per la vita. E allora voglio farmela per la morte, almeno per la morte. Una vestina invece. Avevo avuto una nella vita che non mi fosse sempre stata strappata di tanti cani che mi sono sempre saltati addosso. E allora me ne voglio fare una bella per la morte. Almeno per la morte. Il destino decente. Quella di fidanzata. Sì. Per morirci e basta. Invece no, non ho potuto avere neanche quella strappata, lacerata addosso, strappata anche questa. Morire. Silenzio. Scoperta, avvilita e spregiata. Andate via. Adesso lo posso ben dire che non voglio più vedere nessuno, che non posso sentire nessuno. Andate, lo dico. Tu a tua moglie, tu alla tua fidanzata, che questa morte non si è potuta vestire. Dolore, il tema della passione e dolore, così come ha rappresentato Ersilia III, ascolteremo ora un canto, L'amore tra i tuoi, collegato alla storia di Ersilia III e collegato anche ad un altro atto unico famosissimo di tradimento, di amore e di passione, La morsa di Luigi Pirandello. About the passion of Luciani, now we will listen a very famous song, L'amore tra i tuoi, the love who betrays. Antonio Zaccone, prego Antonio. Amore, un amore eterno,
Sileva, avete letto che tutti i titoli, c'è liberamente tratto da Luigi Pirandello, perché non è mai fedele, no? Trasposizione cinematografica. In all video is the title free interpreted from Luigi Pirandello, because it's very difficult to true interpretation of the Pirandello's camp. Devo dire che Pirandello non amò il cinema subito, anzi temeva che il cinema, la nuova cinematografia muta dei fratelli Lumière, abbiamo visto i Van Junkin dal film Enrico IV di L'Herbier, Marcel L'Herbier del 1923, non amò quest'arte, perché pensava che avrebbe schiacciato la parola il cinema muto. Poi però si rese conto che il cinema era fondamentale sia per la diffusione del nome dell'opera di Pirandello, sia perché gli portava dei guadagni, perché Pirandello fu tutta la vita in grave difficoltà economica. La famiglia era ricca, fallì, avevano un'azienda di industria della Lo Zoffo, fallì e entrava la disperazione, tanto che la moglie diventò progressivamente pazza e chiusa in un istituto. Pirandello didn't love the cinema, sometimes pressured, but Pirandello understand a very important thing. The cinema has two important, represent two important things, the business, the money, and the cultural promoting, and it's fundamental for a writer so famous as Pirandello. Yes. L'ultima sezione la dedichiamo all'opera agreste, rurale, diciamo campagnola, di Pirandello, con un personaggio eccezionale, Iola, un personaggio fondamentale nell'opera di Pirandello. È un giovane bello, affascinante in campagna, ama le ragazze, è amato, mette incinte tutte, ma non sposa nessuno e finisce accoltellato. Okay. Well, another famous character in a novel of Pirandello is Lula. Lula is an agricultural man, loves all over the world, female world, but married, no married, my and finally he died. Bene, intanto prima di concludere con questo canto a Sira mi curcava un sereno, scritto proprio da Pirandello nel testo dialettale di Liolà, che poi traduce in lingua italiana, in lingua italiana i versi perdono completamente di valore, ascolteremo questo testo di Pirandello inserito in Liolà e musicato dal maestro Zaccone. Però prima consentitemi di fare alcuni ringraziamenti. Intanto vorrei ringraziare il direttore, sia nella sua qualità di direttore, oggi è stato il nostro direttore tecnico bravissimo e metto l'applauso. Presente, poi inviteremo ancora alla fine per un saluto finale il pubblico che è venuto così numeroso, gli studenti che affrontano la lingua italiana che è ricchissima di valori, di umori, di sentimenti, come tante altre naturalmente, però il Pirandello diventa fondamentale la sensualità della parola. Non so, dei professori hanno anche colpito questo aspetto della sensualità profonda in Pirandello. Un scrittore formidabile. In senso, well, in Pirandello it's another important part of his language, his content, the sexual meanings. And I sexual. Well, the double meaning. I mean, it's okay. Allora, ascoltiamo. Ascoltiamo il maestro Zaccone in questa ultima esibizione. Poi però, se qualche nostro ospite vuole porre una riflessione, proporre una domanda, noi siamo qui a vostra disposizione. Now, famous song of Maestro Zaccone in Sicilian languages, Arsira mi curcave allo sereno. The translation is yesterday in the night. I go to bed under the stars and the sky. So, finally, if you want, have you got something to ask? Because I give you my congratulations. You are, as for my opinion, as a teacher, you are a perfect classroom. Careful, silence, it's perfect. But have you got any ask?
Can you want to ask to something to ask without without a register? No, it's okay. Perfect. Dunque, a Sire mi fa un sereno, parole Luigi Brandello, musica del maestro d'accordo, prego allora. Regina di Beatrice, cattiva muri, da bella caminca ti nanno cori. Regina di Beatrice, cattiva muri, da bella caminca ti nanno. Io stanotte dormivo un sereno, sotto le stelle mi fece riparo. Lume del tozzo, barbo di terreno, di più mazzetto un barbo del bravano. Dopo i fami si lega a fuori, ma quando è bello dire cantare. Now in front of the audience, you can have a glass of
Sicilian wine and continue the conversation with our guest more informally. Thank you very much for coming. Just a word of thanks. It was a very enjoyable journey, a really very enjoyable journey. We had music, we had theater performances, we had cinema, we had Italian, Sicilian, English, and many friends with us. What a perfect evening. We truly hope to see again in the same form, because really I learned a lot of things tonight, including what you told me about chaos, where there was moments on so, but we have some time now to continue. That's okay, I agree with you. Grazie, questo mi fa davvero piacere. Semplicemente grazie, perché è stato un viaggio culturale ricchissimo, con molte sfaccettature, che è la cosa che trovo molto vedere, un fenomeno da diversi punti di vista. Qui abbiamo avuto con noi musica, teatro, letture in italiano, in inglese, in siciliano, Pirandello visto da molti punti di vista, messo in rapporto con la Norvegia. Io avevo lanciato qualche sentimento all'inizio e poi in maniera molto più profonda e articolata abbiamo visto con lo spirito firmato i rapporti tra Pirandello e la letteratura scandinava. Secondo me, a parte il grande piacere intellettuale che ho avuto questa sera, questo format, in questo modo che combina insieme diverse arti, diverse esperienze, diversi modi di vita, diverse lingue, è ideale. E il mio auspicio è che si possa veramente usarlo come best practice in italiano, miglior pratica, anche per ulteriori attività. Quindi non solo grazie per quello che avete veicolato sul nostro Pirandello, sulla nostra Sicilia, sulla nostra Italia, ma anche per il modo brillante con cui l'avete fatto. Potete tornare in Sicilia, in Italia, domani, veramente soddisfatto di aver portato nel modo migliore una bella esperienza italiana in queste terre lontane, ma tanto amiche nostre. Grazie. Allora, concludiamo con il finale ancora di Leonardo. Ne siamo 15. Voglio che tu crei.